Il suo nome è Chiara Panzini e è una, come dicevo prima, giovane autrice, all'esordio in campo elettorale con un libro stranamente giallo. Di solito i giovani non si cimentano con i gialli, invece lei lo ha fatto e devo dire poi lo vedremo con ottimi risultati. È edito dalla casa editrice Cultura e Dintorni e il titolo è veramente un titolo enigmatico, Sotto anestesia. Io i libri gialli ne ho visti parecchi, ma il libro giallo ci dice riferimento ad un momento così particolare, no, della vita delle persone, non ne avevo mai visti. Il sottotitolo invece è divertente, Indagine di una detective per caso. Quindi questa ragazza, vedremo, si trova per puro caso a assumere i panni di una detective. È una cosa che poi le piace anche molto, ci si ritrova anche molto bene. E ovviamente, essendo un libro giallo, questa sera non potremo svelarne e parlare molto. Quando si parla di libri, uno di solito inizia dal prologo, arriva all'epilogo, parla di tutto. Qua no, perché altrimenti toglieremo la suspense a chi poi si deve leggere il libro e già sa come va a finire o quali sono le vicende. Ed è incentrato su un vago ricordo della protagonista che si chiama Judy, ed è anche lei molto giovane, ed è una confessione che le sarebbe stata fatta durante la somministrazione dell'anestesia, il titolo, alla quale si è dovuta sottoporre per motivi insomma, poco rilevanti, insomma, una situazione patologica non rilevante, e che chiaramente rappresenta l'incipit, l'elemento cardine della storia e ovviamente anche il titolo. Ma in realtà cosa le è stato confessato? Ecco, questo è il dubbio che viene subito alla persona che dice questa sta sotto anestesia e qualcuno, che non diremo chi è, le confessa un qualcosa. Che cos'è questo qualcosa? È un suicidio o un omicidio? Già, questo il fatto che può essere entrambe le cose è chiaramente ancora più rilevante. Oppure uno si chiede sempre all'inizio, quando comincia proprio le prime 3-4 pagine, al limite se ne è solo sognato, perché di solito quando si è sotto anestesia uno è un pochino, perde un pochino, non dico la ragione, ma insomma proprio il discernimento, no? Che è inevitabile. La ragazza ovviamente da questo momento, e quindi dall'inizio del libro, inizia lei e ci porta e ci conduce i potenziali lettori a scoprire in realtà che cosa è successo, qual è la verità. Ben svegliata, Judy, come ti senti? Ti sei addormentata terrorizzata? Ero un po' preoccupato. Una voce sconosciuta, ma dal tono calmo e piacevole, mi riportò d'un tratto alla realtà. I miei occhi mettevano a poco, l'immagine della stanza nella quale mi trovavo. Non sapevo esattamente che posto fosse e mi sentivo la testa ovattata. Un fortissimo senso di nausea mi opprimeva. Mentre ti somministravo l'anestesia, parlavamo un po', ma poco prima di addormentarti, ti sei innervosita, eri molto tesa e farfugliavi qualcosa di incomprensibile. Continuava con il suo tono gentile e premuroso. Ma ora mi sembra che sia tutto ok. Puoi confermarmelo in qualche modo? Si avvicinò e alla vista della sua tuta blu mi ricordai dove mi trovavo e a chi appartenesse la voce che stava accompagnando il mio risveglio. Ero stata operata alla tiroide e lì, accanto a me, c'era il medico anestesista. E poi in realtà si è evoluta un po', si è autogenerata, io dico, nel senso che dovendola arricchire di personaggi e dando poi ai personaggi una certa... certe caratteristiche, poi da lì si è un po'... personaggi che sembravano solamente di contorno, poi sono invece diventati portatori di notizie importanti, quindi diciamo che sviluppi, perché c'era una trama, inserendo personaggi, la trama si è arricchita di situazioni, diciamo in questo senso. Quindi tu dicevi appunto che l'inizio e l'incipit è stata una vicenda tua, per cui lo scrittore molto spesso può partire da cose reali e poi creare delle storie e non necessariamente inventare. Beh, senz'altro.
altro. Beh, nel mio caso sì.